finito il tempo. Andiamo a verificare se è riuscito a stare attaccato almeno un secondo. Ed ecco il tabellone dopo il sesto gioco. Spagna, Francia, Italia, Portogallo e San Marino 0 secondi, Jugoslavia 1 secondo. Andiamo a verificare dunque qual è la situazione della classifica alla vigilia del settimo gioco. 5 punti a pari merito. Francia, Spagna, Italia, Portogallo e San Marino, 6 punti alla Jugoslavia. Aggiorniamo la classifica dopo il sesto gioco. In testa Bor, 31 punti, seconda ancora Treviso, 28, 25 le Azzorre, 24 la Spagna con H, 23 Tolosa, 19 Faetano, e da adesso in poi è soffrire insieme a Treviso, a De Feliciana per il settimo gioco. Io questa volta sono su questa torretta in compagnia di Michele, sempre più in alto, Michele, il capitano della squadra di San Marino. Precisamente venite dal castello di Faetano, che come ormai tutti sapranno è uno dei 9 castelli che formano la Repubblica di San Marino. Senti una cosa, io te lo devo dire perché d'altra parte, insomma, l'abbiamo visto, voi purtroppo, malgrado la buona volontà, malgrado tutti gli sforzi incredibili che avete fatto, non siete riusciti mai a classificarvi nei primi posti. Come mai? È un gioco. È un gioco e, come diceva De Coubertin, a questo punto l'importante è partecipare. Benissimo, allora che ne dite di rivedere insieme il bellissimo castello di Faetano? Eh? Vediamo. Ho già detto in apertura, attraverso queste piccole storie che vi racconto prima di ogni gioco, stiamo conoscendo i colori, i profumi di questa bellissima città. Pare infatti, fra tante cose che ho scoperto in questi giorni, che documentate e credibilissime statistiche dicono che il 32% del turismo è richiamato qui a Treviso proprio dalla buona cucina. È vero che si mangia proprio bene da queste parti, complimenti! E questo gioco infatti è dedicato alla cucina veneta. Il concorrente, dopo il via dei giudici, lascerà scorrere lungo questo filo, questo cavo d'acciaio, dei sacchetti che contengono tantissimi ingredienti a sorpresa. A metà percorso un compagno di squadra, munito di una mazza da baseball chiodata al posto di un cucchiaio di legno, cercherà di rompere, dando un bel colpo secco, mi raccomando, il sacchetto di carta, che naturalmente lascerà cadere chissà quali ingredienti. Le compagne di squadra che sono sotto quella piccola torretta gialla, tenendo in mano un pentolone, cercheranno di raccogliere questi ingredienti e di formare, cucinare una buona minestra che spero, forse, chissà, dopo mangeremo tutti insieme. A te Bernardo per il via. Attention. Prêt. Partito il Portogallo ad affrontare la prima prova, la manche che vedrà nella successione Portogallo, Jugoslavia, Spagna, San Marino, poi Treviso e poi la Francia. Quindi seguiamo, un minuto il tempo a disposizione per i 5 sacchetti. Il primo non si rompe, mi dispiace, moltissimo. Secondo sacchetto parte in questo momento, deve perfezionare, si è rotto, viene raccolto una parte del contenuto, siamo al terzo sacchetto mentre procedono i secondi, ha preso le distanze, anche in questo caso una raccolta relativa, non credo che faccia risultato. Quarto sacchetto, che schifezza questo, e il prossimo sacchetto che dovrebbe essere il penultimo, eccole là. Beh, vabbè, Azzorre impegnate, ultimo sacchetto a disposizione,
scende e raccoglie quanto possibile. Andiamo al peso, grazie. Scade anche il minuto a disposizione. Ecco, seguiamo intanto l'immagine a rallentatore, dalle quali possiamo capire che tipo di doccia stiano facendo i concorrenti. Mentre torniamo al peso, ecco le telecamere che si portano sul peso, mi sembra siano 11 kg e qualche grammo, ma avremo maggiori certezze quando apparirà il peso definitivo. 11 kg e mezzo, ma non è 11 kg e 600 grammi raccolti per il Portogallo per le Azzorre. Stanno avvicinandosi invece alla zona del gioco proprio gli jugoslavi di Bori, in questo momento in testa nella classifica. Vediamo quale sarà la loro prova. Pronto Bernardo? Attenzione. Prêt. Partito il primo sacchetto. Va bene, sarà per il secondo. Parte il secondo sacchetto. Sarà per il terzo, parte il terzo sacchetto. Vabbè, sarà per il quarto, parte il quarto sacchetto. Vabbè, qualcosa raccolto, quinto. Vabbè, ultimo sacchetto per Bori, Jugoslavia. Andiamo al peso. Finché c'è tempo, scade il minuto a disposizione, Bor, Jugoslavia, completa la sua prova, si va al peso, 11 kg 600 grammi per il Portogallo delle Azzorre, è scivolata, mi dispiace molto. Torniamo, eccolo là, 9 o poco meno i chili raccolti. Un grande applauso, 9 chili e 100 grammi. Quando si avvicendano al gioco i protagonisti di Haka per la Spagna, è pronto il lanciatore dei sacchetti, si sta preparando con la sua mazza. Pronte anche le concorrenti, Bernard. Attenzione.